Non baciare questa ragazza. Può essere bella quanto vuoi, ma è davvero molto perfida. Burloni non lo vorrei dire, ma mi sa che siamo tornati in un laboratorio degli SCP. Vedo tutto vuoto e questa cosa non è mai successa, ma voglio andare subitissimo ad aprire questa chest per capire che cosa c'è. Finalmente ci lasciano della carne subito e c'è subito da leggere un libro. Amici, se fosse il ritorno degli SCP, voglio un mi piace qua sotto e un commento con scritto Marci SCP con l'hashtag. Vediamo un po' quanti commenti ci saranno con questo hashtag, metterò il vicino a tutti se volete il ritorno di questi video. Andiamo a leggere il libro. Sono tornato più agguerrito che mai. Ti lancio questa prima sfida. Ce la farai a sconfiggere questa donna? Trattino Aquila. Ok ragazzi, abbiamo questa nuova sfida. Dobbiamo battere una donna. E noi di donne ne abbiamo ammazzate veramente tantissime come SCP. Quindi oggi dobbiamo andare a sconfiggere un altro SCP che teoricamente dovrebbe essere una donna o una ragazza. Andiamo a scoprire che cos'è. Questa porta qua, ok, si apre normale. Ci sono tre porte: armatura, SCP, armi. Quindi abbiamo tre possibilità di scelta. Probabilmente saranno di tutte stile diverso. Di carta di livello 1, di livello 3 e di livello 2. Perfetto, ok. Qua c'è un piccone. Mi piace, qua non c'è niente. Abbiamo da trovare quindi la carta di livello 1 che si troverà esattamente in queste zone. Quindi andiamo a cercare se nelle pareti c'è qualcosa, perché oppure questo letto qui potrebbe essere una chest. No, ok, non è una chest. Ricordatevi che tutto può essere una chest. Il soffitto, qualcosa di storto, qualcosa di diverso, tutto può essere una chest. Quindi guardiamo tutto per bene, vediamo. Oh, qualcuno lo nota? Qualcuno l'ha visto? Guardate bene nello schermo. Ditemi e scrivete nei commenti se lo vedete anche voi. Guardate un po'. Questo blocco è diverso. E si spacca anche facilmente. E c'è la carta di livello 1 dentro, sì! Abbiamo trovato la prima carta. Adesso dobbiamo andare oltre e capire che cosa c'è dietro questa, questa porta armatura di livello... Armatura. Qua c'è solo armatura, in teoria. Armature, tanti computer. Vediamo se c'è qualcosa qua dentro. Probabilmente dobbiamo guardare veramente tutte queste cose qua. Mi state dicendo, mi state realmente dicendo che dobbiamo guardare tutte queste cose qua? Ditemi. Ok, carta di livello 2. In realtà è stato molto più semplice del previsto, ma già che ci siamo li controlliamo tutti, perché potrebbe esserci qualcosa di davvero interessante. Invece non c'è niente. Invece qua c'è qualcosa. Io qua faccio molto veloce. C'è la scale helmet. Ok, molto interessante questa cosa. Ok, qua c'è un'armatura in diamante. Abbiamo già due cose molto molto interessanti. Invece qua c'è un... Ok, preferisco mettere l'elmetto, quello buono. No, in realtà è più potente questo qua, immagino. Sì, è più potente questo scale helmet, amici. Ma stiamo scherzando? Perfetto, questa cosa qui non l'avevo mai vista. Qua abbiamo invece i leggings in diamante. E invece qui abbiamo scale chestplate, che ha 6 di armor, che è tantissimo, ragazzi. È veramente tantissimo. Invece qua non c'è nient'altro, non c'è nient'altro, non c'è nient'altro. Non c'è assolutamente niente. Anzi, ok, ci sono anche i piedini. Abbiamo trovato l'armatura completa. Però ci voglio togliere assolutamente questa armatura qua, perché questa qui in diamante mi sa che è meno potente di questa qua in scale. Sinceramente non mi chiedete che cosa sia questa armatura, perché io sinceramente non lo so. Quindi andiamo oltre, capiamo cosa si può fare con questa carta di livello 2. Potrebbe essere interessante scoprire che cosa ci sia dietro questa porta con scritto SCP. Ma andiamo avanti, andiamo per ordine. Scritta armi, andiamo e leggiamo un po' cosa c'è. Ok, sembrerebbe esserci qualcosa. Oh cavolo, ci sono gli SCP-173! Tu perché? Cioè, perché c'è una pecora? Perché c'è una... Amici, ma perché tutte a me gli SCP-173? Mamma mia, mamma mia. Non mi... Ok, una l'abbiamo ucciso. Questo riusciamo a ucciderlo secondo voi? Ok, mi stanno uccidendo tutti. Mi stanno uccidendo tutti. Mi stanno uccidendo tutti. Non ce la farò a ucciderli tutti, amici. Aspetta, con calma. Con calma. Ce la possiamo fare. Aspetta, facciamo così. Wow, non mi potete far niente. Non ce ne sono altri, vero? Ok, cerchiamo di aprire le cose. Qua c'è una spada che si chiama Eudialith Sword. Mai sentita in vita mia. Vediamo se qua c'è qualcuno. Grazie che mi hai ucciso, grazie mille. Entriamo qua dentro. E voi, The Sculpture, cosa mi volete fare, eh? Cosa mi volete fare? Ma quanti siete? Siete in 4 addirittura. Io prima vi avevo contati ed eravate 3. Non è... Ma tu puoi morire, per favore. Grazie mille, questo qui non fa danno, vero? Bisogna fare per forza solo col piccone. Quindi con calma, li uccidiamo tutti. Così mi guardo le chest per bene di quello che c'è dentro.
dentro. Mi stava beccando, mamma mia. Ok, calma. Calmissima. Ok, questo ormai è andato. Questo ormai è andato, immagino. Perfetto, dai che muori. Dai che manchi solo tu e l'altro tuo amichetto. Cosa volete fare, tu e l'amichetto? No, non mi state uccidendo altro che... Ok, ok, calma. Dov'è l'amico? Amico, sai che tu devi morire, vero? Ok, ok. Manca poco. Ok, manca solo lui. Tu sei morto, sì. Abbiamo trovato delle... Ma dov'era quest'altro The Sculpture? Io non l'ho visto. Solo io non l'avevo visto, non l'avete visto nemmeno voi. Scusatemi un attimo, che capperi. Oh, dov'è che è? Dove sei? Perché ci sei anche tu? Da dove sei spuntato fuori tu, Io non ti avevo mica visto, Io quasi quasi, ragazzi, voglio fare come al solito. Stai lì. E adesso tu cadrai lì dentro, perché mi stai sulle scatoline. Ciao, amico. Ciao, stai pure lì dentro. Adesso ti chiudo. Perfetto. Vediamo, fatemi controllare con calma cosa c'è. Posso gestirmi con calma questa stanza che mi sembra difficilissimo. La spada in diamante non mi serve. Questo cos'è? Blaster Rifle. Mai sentito. Non mi ricordo neanche di averlo mai usato nelle sfide che facevamo con Marco. No, non c'è niente qua. Vediamo qua se c'è altre cose al centro. No. Io quasi quasi guarderei con la dovuta calma qua dentro. Ci potrebbe essere qualcosa. Ok, in carta di livello 3. Perfetto. Allora, dovrebbero esserci degli altri SCP, immagino, qua dentro. Quindi apriamo da questa parte, per favore, e torniamo qua dentro. Apriamo la porta con scritto nella targhetta SCP. Siamo pronti? Siete carichi? Siete carichissimi? Sto per schiacciare, schiaccio, vado! Ok, cosa ci troviamo qua dietro? Ci troviamo delle Swamp Woman, perfetto, che teoricamente non mi fanno niente se non li faccio niente. Vero che non mi fate niente se non vi faccio niente? Ok, non mi fanno niente. Interessante. Ma io le voglio uccidere lo stesso. Quindi tu muori. No, 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 mi fa un sacco di danno. No, no, muori. Oddio, ma non fa danno quest'arma, vero? Ok, si fa danno. Un po' di danno lo fa. Ok. Ah, ma è velocissima. Bisogna usarla velocissima. Boom! Uccisi tutti, manca solo lei. Ma che bello. Top. Allora, qui che cosa c'è? Da questa parte niente. Non c'è niente. C'è un codice da mettere. 096. Io metto sempre quello. Dove lo trovo il codicino, amici? Dove lo posso trovare se ce l'avete il codice? Aspetta, non è che magari c'è tipo qualche cesta nascosta qui? Niente cesta nascosta. Amici belli, sono passati come minimo 10 minuti e non capivo assolutamente qual era la soluzione dell'enigma per passare nella porta successiva. Ma sapete qual era il nostro... Cioè, come facevo a scoprire come si passava da quella porta con il codice? Era facilissimo, guardate un po' qua. Guardate un po' qua, se io clicco qua ci sono dei numeri. Adesso non ho provato nient'altro, però vedete che quelli che sono vuoti non me li fa schiacciare. Vedete, 7-7, qua non c'è niente, qui non c'è niente, poi qua c'è un 8. No, aspetta, l'8 è da qualche parte qua, qua c'è l'8, esatto. E da questa parte in fondo c'è un 5. Quindi è 7-7-8-5, adesso bisogna capire l'ordine in cui bisogna metterli. Ma ho trovato finalmente i numeri. Io questi qui non avevo mai pensato di cliccarli, perché di solito io li clicco quando c'è un SCP, perché dai il nome dell'SCP, appunto. Quindi adesso io direi di andare oltre, cercare di schiacciare e capire che cosa devo fare. Allora, SCP questa parte, e di qua bisogna fare 7785. Perfetto, ok. Ok, io provo a entrare. Aspetta, fatemi entrare. 7785, perfetto. E questi qua si chiamano devianti in teoria. Non so di preciso cosa siano. Qua c'è qualcuno, c'è una ragazza. Ok, vediamo che SCP è. Questi qua fanno danno, no, questi qui fanno molto danno. Ehi, 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 ehi. Tu devi morire come il tuo amico. Ehi, amici, amici belli, dovete morire. Perfetto, fatemi cliccare, cos'è? SCP-2455. Io in genere li leggo sempre che cosa fanno. SCP-2455 è una donna caucasica di 21 anni, in grado di generare proiezioni anomale, designate SCP-2455-1. Non possiede proprietà anomale questo SCP che abbiamo davanti. È solo molto cattivo e irascibile, e ha molto... cioè, nel gioco di Minecraft ha molta vita. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo cercare di ucciderla in questo caso. Quindi io proverei a entrare. Carta di livello 3, vai. Come carta di livello 4? Dove la trovo la carta di livello 4? Scusami. Carta di livello 4, 7785. Dove la trovo la carta di livello 4? Porca miseria. Ok, non so dove cercare, raga.
perché qua sono tutti normali i blocchi, qua c'è tutto normale. Ah, passeranno ancora ore prima di trovare la soluzione a questo enigma. Ho trovato la soluzione, ok? Ci ho messo più di 10 minuti, amici. Cioè, la cosa che mi è venuta in mente è semplicemente iniziato a spaccare tutto, e ho spaccato per primo qua perché mi sembrava un angolo anomalo, e infatti qua dentro, guardate cosa c'è, c'è una stanza segreta con una carta di livello 4. Cioè, voi ditemi, quello che ha creato questa mappa, che mente perversa può avere per farmi questi scherzi così? Io non capisco veramente. Comunque, andiamo oltre perché ormai la carta ce l'abbiamo, possiamo andare oltre e vediamo un po' che cosa c'è qua dentro. Allora, facciamola uscire, io farei una cosa, spaccherei tutto qua e la farei uscire con la dovuta calma, perché tanto ormai la carta ce l'abbiamo. Io voglio assolutamente cercare di ucciderla al meglio, però voglio cercare di capire se fa danno. Non mi fa danno. Urca! Oh, fai un botto di danno! Ragazzi, vedete che sto schiacciando? Lo sentite che sto schiacciando? Ok, è scappata. Non è morta, è scappata. Ma c'era qualcosa che dovevo leggere qua dentro? Non è che c'era qualcosa qua che dovevo leggere, che c'era scritto, stai attento? Più che altro perché era una bella ragazza, e a me non mi andava di uccidere questa bella ragazza. Ah, ok, c'era un libro. Leggiamo il libro, vediamo cosa c'è scritto. Occhio, non baciare questa ragazza. Può essere bella quanto vuoi, ma è davvero molto perfida. Ragazzi, noi l'abbiamo uccisa, credo. Non credo che sia ancora viva. Oddio, non lo so, sinceramente, se è ancora viva.